sabato sera la funicolare non ha effettuato il prolungamento delle corse. C'è il rischio che questo possa accadere anche durante le feste? Lo chiedete a me, io trovo gravissimo quello che è accaduto, è molto grave. Abbiamo fatto un comunicato con Panini, non ha nessuna giustificazione, la città, l'amministrazione ha messo il massimo, ha messo in condizione l'azienda di essere viva, salva e forte, robusta, ha addirittura le risorse per pagare straordinarie e premialità, poi c'è chi ama la città e chi non la ama. Io quello lo considero un atto ostile nei confronti della città, punto. Non ho altre, non ci sono argomenti, diciamo, di nessun altro tipo. Mentre invece ringrazio tutti gli altri lavoratori che hanno lavorato in condizioni difficili nel passato e che adesso insieme a noi vogliono vincere la sfida, che salvare A&M non è stato salvare un capriccio oppure non privatizzare per un fatto ideologico oppure semplicemente, che già è una cosa importante, non mandare a casa oltre 2000 persone, è significato garantire un servizio europeo, mondiale, che Napoli merita ai napoletani. Sinceramente quello che è accaduto sabato sera lo considero uno schiaffo alla città e ai napoletani, ma noi non ci fermiamo di fronte al comportamento di alcuni che non condividiamo e che faremo in tutti i modi perché non accada mai più. Invece voglio sottolineare anche l'impegno che stiamo mettendo in campo di come ha funzionato il dispositivo dei bus turistici, che è un'assoluta novità della nostra città, che non hanno ingolfato il centro storico, meno inquinamento, c'è stata più viabilità, più mobilità, il servizio ha funzionato, le navette di A&M sono andate avanti e indietro, quindi insomma ci sono tutte le condizioni perché a Natale ci sia un altro quadro. Poi certo appartiene sempre alla vita delle donne e degli uomini, quindi ognuno si assume le sue responsabilità. Noi ci siamo assunti la responsabilità di salvare A&M e metterla nelle condizioni di migliorare. Tantissimi ci seguono, tantissimi lavoratrici e lavoratori stanno su questa linea, tante organizzazioni sindacali stanno su questa linea, la gente credo sta tutta su questa linea perché vuole un servizio migliore, c'è qualcuno che pensa, come dire, che vive nel mondo dei privilegi, si può svegliare la mattina e decidere come se esiste solo lui, e invece chi fa un servizio pubblico deve pensare che si chiama pubblico perché c'è un'aspettativa di tutti quanti a non vedere il sabato sera di 7 dicembre all'improvviso, che ci hanno costretto a fare un comunicato alle 17, alle 18 per dire che non si poteva utilizzare la funicolare. Un comportamento che si commenta da solo, che non ha nulla, diciamo, non c'è nessuna ragione se non un fatto individuale di poche persone. Chiederle se, come è successo per Asia, ci potrebbero essere cambiamenti nel prossimo futuro, anche perché se ne è parlato dei vertici di A&M, delle direttive. No, non parliamo di queste cose. Quando accadono le cose, accadono. Tra un anno e mezzo cambia pure il sindaco di Napoli, quindi può cambiare sempre tutto, come può essere sempre tutto stabile. No, sempre sulla funicolare, dico, dato che sono straordinari, no, sono su base volontaria, com'è che si può incidere? Esattamente, questa domanda, mi ho dimenticato di dire questo, ho già dato da tempo indicazione ad A&M e ovviamente si aspettava l'approvazione del concordato, quindi la salvezza di A&M per poterlo fare. Il servizio serale e notturno deve andare in contratto ordinario. Cioè non deve essere né straordinario né qualcosa, diciamo, di eccezionale. Quindi chiaramente questo non si poteva fare per quest'anno, ma per il 2020, cioè la metropolitana e le funicolare diventeranno servizi da città europea. Quindi sarà previsto nel contratto che c'è chi farà il turno la mattina, il pomeriggio, la sera e la notte. Quindi ci sarà un rito, non so se riusciremo a garantire H24, ma sicuramente quello che abbiamo detto, fino all'una, alle due di notte, non solo il fine settimana, tutti i giorni. Questo va nel contratto ordinario. Ci saranno i turni, come accade in Asia, che lavora, sono i turni H24, come accade nella protezione civile, come accade in altri comparti, il servizio e il trasporto pubblico, c'è gente che ha il diritto tutti i giorni di poter prendere la funicolare a mezzanotte e a luna. Siccome abbiamo salvato l'azienda ha fatto utili, stiamo lavorando bene, l'amministratore sta facendo un buon lavoro, noi stiamo veramente forti dietro, ho voluto dare la delega al vice sindaco Panini anche per rafforzare politicamente questa mission, insomma sono tutte le condizioni per fare una gran bella figura nel 2020, a cominciare però già da questo Natale. Ci auguriamo che lo spiacevole episodio di sabato rimanga uno spiacevole episodio.